Amici sportivi di FuturaChannel.it, ben ritrovati come ogni venerdì a Futura Sport, il nostro approfondimento sportivo settimanale. Anche questa settimana news, risultati, classifiche e interviste. Andiamo a vedere di cosa parleremo in questa puntata. Partiamo dal calcio, il campionato di promozione. Dopo il pareggio ottenuto sul campo della pericolante Gioiosa, il Bagheria torna tra le mura amiche ospitando un'altra formazione impelagata nella lotta per evitare i play-out, ovvero la Protonnarella. Abbiamo fatto il punto della situazione con Davide Delisi, centrocampista del Bagheria, e con l'attaccante Giuseppe Mineo, fresco di laurea in ingegneria. Sentiamo allora cosa hanno detto ai nostri microfoni. Davide Delisi, eravamo rimasti che se facevi i gol contro il Sinagra ti avrei intervistato. All'ultimo minuto però ti sei deciso, però ci hai fatto sudare. Avevo fatto una promessa, come hai già detto. E, ringraziando a Dio, sono riuscito a fare gol e è andata bene per noi. Comunque abbiamo vinto, abbiamo portato i 3 punti a casa. Subito dopo è arrivata la partita col Gioiosa, una partita dai 2 volti. Prima in vantaggio, poi in svantaggio, però avete avuto la forza di recuperare contro un avversario invischiato nella lotta per non retrocedere e quindi aveva bisogno di punti. Eh sì, effettivamente non è mai facile giocare con le squadre che hanno bisogno di punti per salvarsi. Noi siamo andati lì per cercare di portare i 3 punti a casa, non siamo riusciti a portare il bottino pieno, ma abbiamo portato un punto e credo che comunque abbiamo fatto una grande partita, anche se eravamo in vantaggio, poi svantaggio, e poi siamo riusciti a recuperare la partita che si era messa male. Ora 2 turni casalinghi consecutivi, con altre 2 pericolanti, la Protonnarella e il Villabate, ma il Bagheria ancora insegue il sogno chiamato terzo posto. Sì, noi inseguiamo ancora e speriamo di riuscire a finire il campionato al terzo posto. Mi dispiace per le squadre che comunque incontreremo, che hanno bisogno di punti per salvarsi. Dico, noi non regaliamo niente a nessuno, cerchiamo di fare sempre il nostro meglio per vincere le partite. Dall'alto della tua esperienza, questa squadra, se il prossimo anno volesse puntare all'eccellenza rimanendo in promozione, che cosa ha bisogno? Io credo che abbiamo un grande gruppo, però siamo troppo giovani. Dico, io forse sono uno dei più grandi dopo Massimo Lavardera e credo che un 5-6 elementi ci vogliono per affrontare un campionato di eccellenza e cercare la salvezza. Poi nella vita mai dire mai, perché il calcio è strano. Quindi credo che noi possiamo fare l'eccellenza, ma la società deve acquistare 5-6 giocatori. Peppe Mineo, attaccante del Bagheria, possiamo dire tutto in una settimana, Peppe? Il primo gol, ma soprattutto è successa un'altra bella cosa. Sì, diciamo che oltre al gol avevo avuto una grande gioia nella vita privata, perché mi sono laureato e quindi, diciamo, in una settimana primo gol e laurea, è stata una settimana molto positiva. Quindi quel gol è stato doppiamente importante, possiamo dire, anche perché è sbloccato pure la partita. Sì, diciamo che il gol è arrivato in un momento particolare della partita, perché eravamo sullo 0-0 e comunque, diciamo, tutte le squadre che vengono contro di noi, soprattutto qua da noi in casa, cercano, diciamo, di difendere il risultato, di chiudersi bene, quindi la partita si stava, diciamo, incanalando in un certo modo. Poi siamo riusciti a trovare, diciamo, questo gol, il mio primo gol, e quindi siamo riusciti, diciamo, a sbloccare la partita e poi a vincerla. Ci saranno 2 turni casalinghi consecutivi con altre 2 pericolanti. La Protonnarella, che all'andata siamo riusciti a battere per 1-0, e il Villabate, con il quale invece con l'identico risultato abbiamo perso. Saranno 2 partite contro 2 squadre che hanno necessità di punti, ma il Bagheria vuole mirare al terzo posto. Certo, il nostro obiettivo è quello di fare bene e finire bene il campionato. Sicuramente ambire al top è sempre, diciamo, nella storia del Bagheria. Purtroppo, diciamo, per noi il calendario ci ha messo di fronte 3 squadre che sono implicate nella lotta salvezza. Infatti già con la Gioiosa abbiamo avuto, diciamo, non poche difficoltà, perché chiaramente sono squadre che cercano punti. Chiaramente abbiamo 2 partite di fila in casa, però una è il Protonnarella che si deve salvare, l'altro è un derby col Villabate, quindi dobbiamo stare molto attenti, diciamo. Allora, auguri, ingegnere. Grazie mille per gli auguri e grazie al Bagheria Calcio, che comunque in questi mesi mi è stato vicino, anche, diciamo, in piccolezze come magari qualche ritardo agli allenamenti, mi hanno compreso, e quindi volevo ringraziare il Bagheria.
Passiamo adesso al calcio a 5. Messa da parte la fase finale della Final Four con la sfortunata prova in quel di Molfetta e soprattutto dopo la seguente battuta d'arresto in campionato a Leonforte, il Bagheria Città delle Ville torna tra le mura amiche per affrontare in una partita che si annuncia scoppiettante l'Acragas, terza forza del campionato. Abbiamo anche in questo caso sentito il capitano della formazione bagherese Marco Pisciotta e anche Vincenzo Di Carlo che ci hanno fatto il punto sulla situazione del Bagheria Città delle Ville. Marco, quanta rabbia è rimasta in quella partita di Molfetta? Direi abbastanza, perché dopo un primo tempo del genere siamo andati diciamo in difficoltà nel secondo, però come hai detto tu è rimasta ormai la rabbia, dobbiamo andare avanti, pensiamo al campionato. E ora pensando al campionato, sabato c'è una partita di quelle toste, arriva l'Acragas. Arriva l'Acragas, sicuramente la sosta ci ha fatto bene, perché perdere col Molfetta e poi con Leonforte in campionato comunque è stata un po' dura, però adesso abbiamo la possibilità già con l'Acragas di tornare a vincere la partita, di tenerli a distanza e di provare a evitare playoff interni. Ecco, proprio una chiave di lettura della partita è proprio questa, perché attualmente sono 7 i punti che vi dividono, con 10 punti i playoff non si farebbero, quindi avete tutto l'interesse a battere l'Acragas. Soprattutto di vincerla, perché come hai detto tu li porteremo a 10 e poi c'è l'ultima partita con la Mabonat che ha già vinto il campionato e i nostri complimenti già gliel'abbiamo fatti, ma pensiamo a noi e cominciamo da sabato. Ma questa squadra, secondo te, Vincenzo, arrivando ai playoff, quante possibilità ha di centrare l'obiettivo, che non lo vogliamo dire per scaramanzia? No, le possibilità le abbiamo, sono alte, perché comunque anche in Coppa abbiamo dimostrato nei turni nazionali di poter andare fino in fondo. Quindi sia nei turni interni, questi siciliani, ma quelli nazionali, secondo me abbiamo la possibilità di arrivare fino in fondo, di poter raggiungere l'obiettivo. Allora in bocca al lupo e ci vediamo sabato qui. A che ora? Diciamolo alle persone quando si giocherà. Invitiamo tutti al palazzetto di Bagheria alle 17 sabato. Passiamo adesso al basket con la Eagles, che ha conosciuto una settimana di sosta in concomitanza con le festività pasquali, ma che già domenica a Bagheria al Pala della Chiesa alle 18 riprenderà la propria corsa nei playoff di Serie C con gara 1 delle semifinali contro Ragusa. Un match che metterà di fronte ai biancorossi allenati da Flavio Priulla, una Ragusa che ha concluso al terzo posto la regular season e che nella prima gara della stagione regolare aveva battuto in trasferta proprio la Eagles sulla Sirena. Palla 2, come detto, domenica alle 18 al Pala della Chiesa con ingresso aperto a tutti. Ed è tutto anche per questo appuntamento con Futura Sport. Noi vi ricordiamo che è possibile seguire tutti gli aggiornamenti non solo sullo sport ma anche su cronaca e attualità al sito www.futurachannel.it. Futura Sport torna come sempre venerdì prossimo. Arrivederci.